Bonjour e bentornati nell'ultimo Vlogmas del 2023. Bene, sì, sono già terminati questi Vlogmas. Come sempre, ogni anno torno a Padova in questi giorni, quindi vi porterò con me. Faremo appunto tutti i pranzi di Natale, vari regali. Non vedo l'ora di vedere le loro reazioni. Oggi sarà una giornata un po' a restauro. Volevo sistemarmi i capelli, farmi una bella skincare, finire le ultime cose per Melissa Tiny Beauty. Diciamo tutto quello che c'è da fare prima di partire, le solite cose, soprattutto la valigia perché saremo via un pochino di più. Avendo anche un cane in più sarà bella tosta secondo me preparare cibo, borse, cose, aiuto, che ridere comunque, cioè mi sembra di avere dei bambini con due cani così piccoli con tanto pelo che bisogna spazzolare ogni giorno, cioè veramente assurdo. E niente, tra pochissimo ho l'ultima seduta con la psicoterapeuta di quest'anno, adesso vado, poi ci sono tantissime cose anche da fare in casina, ne abbiamo un bel po'. Ieri sera non avevo voglia di fare skincare, quindi mi sono messa solo una crema, letteralmente, quindi oggi devo recuperare perché veramente il freddo ovviamente secca tantissimo la pelle. Ah, che bella la sensazione di pulire la faccia. Ok, vado a mettere il tonico, sempre questo qui che vi ho mostrato la settimana scorsa. Che belli maglioncini pelosini, la mia cosa preferita d'inverno. Lenitivo, adoro. Quale momento perfetto, se non questo, per utilizzare questa maschera di Sephora idratante lenitiva con acido ialuronico e dovrebbe sapere di cioccolato, credo. Mi faccio anche un impacco alle mani. Utilizzo la maschera di Fenty perché forse non si vede, ma ho le mani secchissime, quindi è giunto il momento proprio di andarci pesante. Vediamo, c'è questo delle maschere per le mani un attimo. Yes! Trovate. Ok, sono di Patchology, fatti molto bene, guardate che belli. Ok, no, non hanno le dita, quindi mi sa che non potrò utilizzare il telefono. Poi lo schiaccio un po' bene così che il siero vada ovunque. Questa è la parte più difficile, con una mano riuscire a togliere la parte adesiva. Bene, a dopo. Rieccomi, andiamo a togliere la maschera viso, andiamo a massaggiare il siero. Ah, le mani le ho già tolte e sono come nuove, sembrano le mani di un bambino. Bisogna fare le maschere alle mani più spesso, cavolo. C'era un bel po' di siero, che mi piace perché così non serve che lo applico poi io. E quello che vado a fare è semplicemente mettere un po' di anzi, mettiamo un contorno occhi perché ho un po' di occhiaie, quindi aiuta un po' a svegliare lo sguardo. Così. E appunto l'SPF. Ta-da! Skincare, bella che ho fatto. La maschera mi è piaciuta, molto ricca, molto nutriente, bella. Ma vogliamo parlarne di quando ci si sente bene dopo aver fatto skincare? Adoro. Adesso andiamo in studio, magazzino, ufficio, non so mai come chiamarlo. E nulla. Fare gli ultimi ordini. C'è un bel sole. Forse dà un po' fastidio, mi sono anche appena schiacciata la mano, che male. Gli ultimi ordini, ebbene sì, prima delle feste. Ordini fatti, adesso faccio i beauty makeup, così non devo più tornare qui in studio.
cosa mi porto? Bella domanda. Soprattutto in questa pochettina super carina di Charlotte in collaborazione con Disney. In una non riuscirò a mettere tutto, magari porto anche questa qui, che è abbastanza capiente di Kylie. Porto questa BB cream. Poi cipria. Questa di Nars. Adesso vi metto velocizzati perché siamo qua troppo tempo. Ora abbiamo tutto. Qua mettiamo prodotti occhi. Vabbè, palette, porto Serendipity perché ci sono sia colori caldi che freddi, quindi vado sul sicuro. Poi occhi delle mie brame. Cupizzarro marrone, maschera di Sweet. È leggermente più rosato questo di MAC e forse più lucido. Però sono abbastanza simili, quindi mi sa che porto solo quello di Chiara, va? Occupo meno spazio. Poi invece per Natale, tutto rosso, mi sa che quest'anno voglio qualcosa di cremoso, così poi quando mi stanco me lo tolgo. Quindi matita marrone, questa di Clio, che tende un po' al rosso, quindi ci sta molto bene. Non so dove li ho messi, porterò questo, mi sa, di Pat, è un rosso molto bello. Numero Elson 003. Comunque è un bellissimo rosso. Sbava leggermente, per quello metto anche la matita per cercare di contenere il tutto. E, però sì, è l'unico che ho trovato. Tra l'altro, chissà dove l'ho messo gli altri. Queste ce le ho finte a ciuffetti perché mi sono piaciute tantissimo. Facciamo poi questo lip balm cucino di NYX 600 di Make Up For Ever, e porto dai anche questa qui, Smoky Pink di Make Up By Mario. Di Make Up By Mario poi mi porto tutti questi qua, due miei gloss, marrone di Too Faced e nero di Diego della Palma. C'è tutto? Oh my god, raga, quando torno a casa adesso, in questo caso avevo tre borsoni, i pacchi, veramente un casino. Vero da Pastrus? Ciao! Mamma è tornatina! Ciao! Allora, qua abbiamo i vostri regali. Qui ho tutti i prodotti invece che voglio portare a Padova da regalare. E qua ho i beauty, computer e varie cose. Bene. Ora è ora di mangiare, vero? Perché sono proprio l'una in punto. L'ora della pappa, perito Pastrus! Finalmente hai imparato la parola pappa? Pappa? Non tanto ancora, tu sì invece. Comunque, come potete vedere, sono bellissimi perché ieri li ho portati da toilettatore. Eh? Quanto siete belli, guardate che bel pelo fluffy che avete. Sembrano le 7 di sera, in realtà sono solo le 4. E ora mi tocca accompagnare Riccardo. Tocca, dove stai bloccando per quello? Tocca. Se vuoi sto a casa. Stai a casa? Va bene. Sto con i miei cani, ok? Sono quasi arrivati. Guarda, stavo dicendo che poi non sarei venuta, ma alla fine sono venuta perché Riccardo deve comprarsi dei maglioni, ha bisogno del mio gusto, in realtà della mia esperienza. Io li ho già visti online sul sito di Zara, ho già il codice prodotto. Lui per non stare nei negozi guarda addirittura prima le cose. Non ho parole. Facciamo così, ti scelgo io un outfit che devi provarti, ok? E vediamo come ti sta. Ci stai? Ma tanto tu fai sempre quegli outfit largoni che poi non mi stanno bene. Posso farti un outfit da tutti i giorni o un outfit più elegante, se preferisci? Mi farei vedere come puoi... vestito ora. Partendo dai calzini, non so cos'è peggio, guardate, cioè... Vabbè. Lasciamo stare. Un calzino bianco con le fiamme. Ma, proprio. Cioè. Come se la gente vede i miei calzini. Beh, peccato che hai il pantalone corto, quindi ti vede. Carico? Io ci metto 20 minuti. Ancora. Siamo venuti ad Orio perché è più tranquillo rispetto ad Arese. Penso che Arese a quest'ora sarebbe pieno così. Invece guardate qua, c'è un cane praticamente. Bellissimo.
Cosa hai visto? Prendilo più largo sotto. Non ci sono. Impossibile. Nel mentre che prova io vengo da Zara a vedere il reparto donna. Però non c'è niente di che in realtà. Questi body sono super carini. Ah, dopo vi faccio vedere cosa ho comprato ieri che non vi ho fatto vedere ancora. Però niente di particolare, ecco. Carino questo. Eccolo, signore e signori. Ha preso ben due outfit. No. Come no? Due outfit e mezzo. Non ve li abbiamo fatti vedere perché non mi facevano entrare cattivi. Ho speso 211 euro. Però vedrete questi outfit nei prossimi giorni. Fagli vedere il più bello, dai. Qual è il più bello? Mi mandava le foto. Secondo me è quello beige. Dai, alla fine mi piaceva un sacco. Beh, anche quell'altro con i jeans in realtà. Guardatelo. Yes. Very figo. Questo è l'outfit da bravo ragazzo. Sì, ma questi jeans bellissimi, raga. Troppo belli perché sono larghi. Beh, è un bellissimo colore di jeans. Questo finalmente è bocciato. Questo alla fine no, tutto verde, non si capisce bene. Albero di Natale. Niente da fa'. Siamo da Starby a fare un giretto di tortina. Gnammi. Caramel waffle latte. Speriamo sia buono. E la carrot cake. Sono molto curiosa di assaggiarla. È morbida, per fortuna. È giga poi. Cosa di cannella che non mi convince. Non capisco cos'è. Pensavo meglio. Amarissimo. Oggi mi è andata male, raga. Niente di che. Riccardo ha preso invece un cinnamon e un frappuccino al mio stesso gusto. Di solito lui prende caramel. Ah, caramel. Ah. E di solito lui comunque prende le cose più buone, non si sa per quale oscuro motivo. Buono. Fatto dai. Sì, dai. Tu vuoi assaggiare la mia? Vabbè, no, tu maci un morsetto davo. Preferivo quel parte qua. E prendi quello che vuoi prendere. Devo dare un morso. Che rottura. La cena di stasera prevede involtini, un'insalatona. Oltre che c'è quello stuzzicante. Con del pane ovviamente. Buongiorno, oggi colazione con briochine. Yummy. Io rigorosamente alla crema. Oggi, Charmy, è ufficialmente giorno valigie. Ripresa straordinaria di Riccardo che fa qualcosa in ma casa. Ma va per il paese, veramente. Se non faccio le cose io qua, vedi anche di piegarle oltre che a portarle su, che sennò devono stare qua a prendere la polvere. Ti picchio. Credo. Ma così ordinato non mi sembra. La sua faccia. Prego, sei pronto? L'attacco. Bene, pieghiamo sta roba. Eccoci qua col momento valigia. Allora, sto un attimo capendo. Qui ho la tuta e la maglietta che metterò oggi. Qui un outfit. Penso che farò così, con quelle calze. Se poi questo body non mi convincerà, metterò un'altra maglia sopra. Questo set, gonnellina e maglioncino che ho preso da Zara, secondo me veramente super cute, con le perline nere. Qua i soliti jeans grigi più top, che va sempre bene. Due pigiami o comunque per stare in casa. Questa è la fedele in seta che porto sempre con me. Un brekkie, vieni anche tu a Padova? Sì? Vieni a Padova? Poi qua abbiamo una tutina nera con sopra un maglione. No, qua abbiamo dei leggings
più top neri con cardigan. Devo decidere se portare questo di Uniqlo o questo di Oysho che ho preso l'altro giorno. Mi piace tantissimo, forse questo però è più pesante rispetto a questo, quindi capisco. E poi qua abbiamo un blazer nero classico che volevo abbinare a quello se avrò freddo. E qua poi devo mettere queste cose nella nuova borsa che dopo spacchettiamo insieme, perché ovviamente non posso portarmela con il sacchetto tutto a Padova, ma l'aprirò adesso, un giorno prima di Natale, va bene lo stesso. Niente, quindi questo è un po' l'ambaradam. C'è tanto nero effettivamente in questi outfit, poco Natale, però è così. Il mio armadio letteralmente non ha niente di rosso di natalizio, cioè proprio zero. Zero. Ora mi sono docciata, ora sto facendo dei bellissimi patch occhi e volevo farmi aiutare da Riccardo, guarda quanta voglia, ad aprire i calendari dell'avvento, anche perché oggi partendo poi non abbiamo più giorni per aprirli, quindi vai, prego. Andiamo ad aprire quindi la casellina 24, che è la più grande, sono troppo curiosa di vedere cosa c'è all'interno. Per me la 23. Ah beh, io volevo aprire la 24, ok? Le altre le ho già mangiate tutte. per me c'è un ovetto Kinder, per te? Dove? C'è un nuovo vero Kinder, sì. Quello regalo. È chiaro. Chiaro. È... Oh yeah, baby. Ma dov'è il 23? Eccolo qua. E tu mi apri le caselle però le mangi? Perché sono tutte uguali. Dov'è il 23? Ma dov'è il 23? Ma che ne so, cercatelo. Guarda che tu. Poi andiamo ad aprire. Qua, ma le avevi aperti. La casellina 24 di Benefit. Skincare, ultima casellina skincare, questo è il detergente, ovviamente. Allora, nella 24 del mio canale dell'Oreo, che è la casella più grande, perché questa qua. Beh. Lenta, proprio un bradipo. Bradipo tartaruga. Dei mini Oreo. Ah, quelli tipo da mettere nel latte, tipo cereali. Guardiamo. Dei piccoli Oreo. Sono proprio piccolini, piccolini, carini però. Buoni. Cioè, devono mettere più Oreo secondo me comunque in questo calendario, no? Oh, guarda questa! Cosa fa? Vuoi morire? Attento. Apri le ultime caselle di Nabla. Rimane la 11 e la 12. Anzi, io apro la 12 e tu la 11. Provo a indovinare. Questo è un qualcosa tipo per la base. No, ha sbagliato. Rossetto, un jelly. Beyond jelly. Colore. Charmy. Non ha azzeccato. Dea. Mentre alla 12, rullo di tamburi, cos'è secondo te? Una palette. Palese. La side by side, ragazzi. Questo calendario di Nabla, l'anno prossimo pigliatelo perché. Questa bellissimo. Finisce in un pacchettino. Di quelli di Melissa. Sì, è ovvio, ce l'ho già, quindi ve la regalerò. Però, veramente, questo candela di Nabla, bellissimo. Procediamo poi con Sephora. Ma il 24 è piccolo rispetto al 23. Ci stupiscono il 23. Questa, secondo me, è una palette occhi tipo di Natasha Denona Mini. No, di solito sono più lunghe. Senti, pesa un po' di più. Sto fatto. Vabbè, apri il 23. Gisù, ho capito che si dice Gisù. Gisù! L'olio per i capelli. Questo è super virale quest'anno, quindi contenta che ci sia. Bravi Sephora. Questa qua è una palette. È una palette viso di NARS. Hai sbagliato. No, la mia traduzione. È la. Che brand ci prova sei? A toccarla, dai, senza guardare. Non mi viene. È Anastasia. No, è rotta. No, questo non ce l'avevo. Stavo per dire che bello, non ce l'ho, posso tenerla. Beh, in realtà è solo l'ombretto con le scimmie. Questo ombrettino qua lo è rotto. Per schiacciare dentro. Come voglio che mi durano di più le onde o comunque il mosso, utilizzo la jacket di Platinum Plus, perché è quella che mi fa le onde migliori. E faccio dei semplici boccoli sperando appunto che mi durino almeno due giorni. Vabbè, io ho un problema perché non metto mai la lacca. Cioè non... Mi dà sempre l'idea che mi sporchi i capelli e che li rende più duri. E quindi ogni volta che vado dal parrucchiere è stranissimo perché loro ti riempiono di spray, di cose. Cosa che io non faccio mai.
proprio per questa mia paura. In realtà ovviamente aiuta a usare le hack, ma sad story, non lo faccio. Poi di solito li metto anche un po' tutti insieme, così che rimangono bene lì. Ok, appena fatti sono così, quindi super arricciatini, e poi andrò ovviamente ad aprirli tra un po', per ora li lasciamo così. Vado a mettere questa mollettina per tirare un po' su il ciuffo, così, e poi fermo questi qua che se non mi vanno addosso mi danno fastidio. Ok, direi leggermente diversa rispetto alla clip di prima. Mi sono data una truccatina super naturale, in realtà giusto per essere così un po'. E ho utilizzato i prodotti dentro i beauty, così ho controllato ci fosse tutto, e sì, dai, riesco a truccarmi, quindi c'è tutto. E poi, come profumi, ultimamente sto facendo una combo. Ebbene sì, vado prima con questo di Kajali, Oudgasm Vanilla Oud. Questo è con vaniglia, appunto, muschio bianco e oud. Comunque è abbastanza intenso rispetto a quelli della linea Oud, ovviamente un pochino meno. Quindi vado prima con lui, e non esagero perché è abbastanza forte, e poi sopra con questo di Dolce & Gabbana. E il mix di questi due profumi, raga, buonissimo. Cioè, se avete uno dei due, provate ad andare in negozio e spruzzarvi l'altro sopra. Bellissimi, io li amo. Quindi ovviamente adesso sto facendo sempre questa combo buonissima. Ora qua sto facendo il beauty skincare. Ho preso una spugnetta nuova perché non c'avevo voglia di pulirle. Poi spazzolino, gel per i capelli, questo di Moolah che amo, spero torni disponibile. Poi una pinza così per asciugare i capelli, questo è top per fare tipo le code super tirate, ho preso su Amazon, questo per dividere sempre i capelli a metà. Poi qui abbiamo un po' di skincare generale, mini taglie, shampoo secco piccolino, tutto ciò che mi serve. E dovremmo esserci, quindi posso chiudere. Top. Io dovevo mettere? Di là. Sto preparando anche la borsa. Ho già messo cuffie, hard disk, batteria tampone. Ora metto anche il cavalletto. L'altro telefono con il caricatore. Che rottura che hanno cambiato il caricatore, raga, vi giuro, ogni volta perdo cavi, cose, un casino. Bene, siccome stiamo per andare via, è arrivato il momento di aprire alcuni regalini che tanto appunto non porteremo a Padova, che non ha senso. Primo, questo del rompino. Avevamo detto che non ci facevamo regali, ma lui ha preso qualcosa. Allora, avrei voluto scriverci dentro i bigliettini, ma non sono riuscito, quindi te li dirò a voce quando lo apri. La mia idea di regalo, vai! Cioè, perché non hai scritto un bigliettino? Perché non trovavo un foglio da scrivere. Cioè, lui che non trova un foglio. Lo stavo facendo mentre pulivi. Non ho parole. Comunque, ho scocciato un bel po'. L'ho notato. Bene di pensare cos'è dal peso. Infatti è pesante. Un libro? Cosa, la tua mente malata cosa potrebbe aver pensato? Cioè, non mi viene proprio in mente niente, sai? Ah, ma sono in due? Addirittura due! Apri prima quello lì. Questo? Sì. Apprezziamo l'impegno nel fare il pacchettino. Parla di fenomeno. Porto assolutamente dietro L'educazione delle farfalle, il nuovo romanzo del mio autore preferito, Donato Carrisi. Grazie! E qual era l'idea? Cioè, il bigliettino che volevi dirmi? No, su questo niente, volevo prenderti il libro che ti piaceva. Sull'altra invece c'è l'idea, dopo te la dico. Comunque mi fa male che non togli. Ho dimenticato, solo che poi l'avevo chiuso. Ho detto, se lo scarto. Vabbè, dato lo sapevi quanto costava. Grazie, volevo troppo questo. Top, top, top. Vediamo il secondo. Ma è un altro libro, scusa. Ah, questa c'è un'idea di coppia. Un'idea doppia? No, un'idea di coppia.
Nel senso che l'ho preso per noi. Di cucina? No? Sì! Ho pensato che così possiamo una volta alla settimana fare una ricetta The Sound of Love. 120 ricette fatte con amore. Beh, lui è top per le ricette. Dobbiamo troppo andare al suo ristorante poi quando sarà. Ho pensato che potremmo una volta alla settimana scegliere in una casa da fare. Bella idea. Visto che non sappiamo mai cosa mangiare. Vado, ho una fame, raga, sembrano buonissime. Bellissima è il mio idea. Attualmente il mio content creator food tra quelli che preferisco. Vero. Perché fa cose molto semplici ma di gusto. Bello, bello, bello. Grazie. Sono molto soddisfatta. Proprio quello che volevo comunque. Bravo, mi ascolti a volte allora. Grazie Rompino. E già che ci sono, apro anche il regalino di Chiara, la mia assistente. È stata troppo dolcina, perché arriva tipo qualche giorno prima delle feste e mi fa: te lo do subito perché sennò mi dimentico. Io non me l'aspettavo per niente. Vediamo che cos'è. I cani sono molto curiosi, devo dire. Non c'è la bocca di Charlie che si butta. Che si buca. Che sta il coso in bocca. Oh, sì, dai, sempre. Cos'è, Brecky? Che cos'è? Che cos'è? Oh mio Dio! Oh mio Dio! Oh mio Dio! MD? No, è carinissimo quello board, una tazza! Che bella! No, adoro. Stupenda, grazie Chiara, stai guardando questo video, troppo cute. Grazie anche per la mia che l'ho già aperta prima. Fammela vedere. C'è il cuoricino, i leopardi, bellissimo. Io ero curioso, l'avevo già aperto prima. Lui malefico. Ah, il tuo è con i fenicotteri. Ci faremo dei buonissimi tè. Bellissime. Troppo belle. Ah, il tuo ha la fogliolina dentro, una piuma. Bella bella, grazie ancora, adoro. Troppo gentile con il pensiero. È vero. E ora passiamo al mio autoregalo. Chissà se qualcuno di voi aveva indovinato. La volevo, spoiler, da tantissimo tempo. Che colore avrò scelto? Rullo di tamburi. Madonna, è tutta incartata. Cioè, raga, alla fine ho scelto questa pitonata nera. Ed eccola, amici, tolte tutte le protezioni. Ditemi se non è stupenda. Con tutti questi svaroschini, l'amo la follia. L'avevate già vista l'altra volta nel vlogmas, ma è troppo mia. Bellissima, l'amo. Adoro. Continuano a litigare da prima, non ho capito bene perché. Pazzoidi. Pazzoidi. Per quanto riguarda il libro, sono troppo contenta che mi abbia regalato appunto questo nuovo romanzo, però credo che questo lo terrò per quando andiamo in montagna, perché comunque è proprio un bel malloppone e non ha senso portarlo adesso che vado a Padova, quindi mi porterò questo di Elisa True Crime, Manipolatori, che è molto più piccolino e sarà più veloce appunto da leggere, quindi sì, porterò lui. Ora invece preparo le cose per Brecky e Charmy. Allora, questa è la borraccia e all'interno qui metterò anche del cibo per Brecky, perché oggi a merenda appunto dovrò fare la pappa, quindi la metto già qui. Leggo qui la sua pappina scaldata e la andiamo a chiudere. Vai a cuccio, dai! Perché devi rompere? E di rischiare di ritornare da dove è partito, a ritornare povero, lo mandavano fuori di testa. E mi è molto chiaro quello di cui mi parli e lui con me lo faceva perché... Siamo arrivati dalla mia mammina. Mammina! E Charmy sta facendo conoscenza con un gatto più o meno, con Chloe. Ciao Chloina! Non va molto d'accordo con i gatti per ora. Brecky cerca di bombare mia mamma come sempre. Oh! Come hai fatto a salire tu, piccoletta? Ce l'ha fatta. Cosa ne pensi dei gatti? Non si abbaia. Ah, gli sta facendo il verso. Se questa gli rompe. Ha avuto pazienza fino adesso, Chloe. Non si abbaia. Vai giù allora, se abbai. Ambra, che non gliene frega niente. Fai finta che non esista.
L'albero di quest'anno è versione mini. Però ci sono tantissimi regali. Babbo Natale è passato quest'anno. Perché adesso la mamma ha ben 4 gatti in casa. Oh yeah. Devo conoscere i nuovi 2 gatti. Dove saranno? Si nascondono. Sono in camera di Riccardo. Ah, di Riccardo. Mentre Filippo, secondo me, è sul mio letto. No. Oh Maria. Che succede? Che succede? Brachi. Charmi, non andare dietro il divano, vieni. Guarda come è eccitato ogni volta che vede mia mamma, Brachi, anche in piedi. Cos'è, Charmi? Che cos'è? Buongiorno, oggi è la vigilia. La vigilia. Dovete sapere che lui è il Grinch. Grinch in persona. Comunque, dormire con 4 gatti non è semplice. C'era Filip che continuava a raschiare la porta per entrare in camera, perché alla fine dormiamo da mia mamma, così non ci sono i cani che si rompono tra gatti e tutto quanto. Però c'è Filip che vuole entrare in camera e mi fa troppo ridere perché solo io l'ho sentito. I cani no, Riccardo ha dormito bellamente. Sentite? Faceva così alle 2 di notte per entrare. Però adesso la mamma ci sta facendo le crepe per colazione e poi vado a fare skincare, vero? Puzzino, Rompiro, hai dormito bene? Sì, sono svegliato solo 2 volte. Per cosa? Tu metti giù Sharon, pensavo di fare bisogno. Ah, sì, ti ho chiesto io di metterlo giù. Bene. Presentazione dei gatti. Lei è Chloe. Lei o lui? Devo ancora conoscerlo. Qua c'è Filip che stanotte ha deciso, vero? Alle 2 di cercare di aprire la porta. È chiusa, non puoi entrare. Ci sono i cani dentro, ti mangiano, Filip. Tu? Ah, ecco, qua c'è un altro. Ciao. Com'è che si chiamano, mamma? Oh. Uno è sicuramente Isma. Isma tipo, ciao, ma che carino che sei, vieni qui, ciao, vuoi entrare nella camera? Che bellino che sei, gattozzo, guarda che belle zampettine bianche come dei calzini hai, ma che bel musetto. Vecchi che non sa se venire, sei circondato da gatti, non vorrei dirtelo. Dai lì. Che fai? Devo andare in bagno, decidi. Vieni. Vieni su, dai. Vieni. Questa è la camera di mia mamma. Verde. Così. E, prima del make-up, adesso faccio un restauro veloce che andiamo poi in centro. Charmi, cosa fai nel mio cuscino? Ed eccomi restaurata, sembro letteralmente un'altra persona. Oggi mi ero svegliata veramente con una faccia sbattuta, sarà che appunto ho dormito un po' male, però... molto meglio. Lasciami, non mangio cena. No, mangio 3 volte. Questo è il mio outfit di oggi. Fit check. In realtà la maglietta doveva essere un'altra, ma qua devo fare più freddo del previsto. Brachi si vuole far uccidere. Vuoi essere mangiato per caso da un gatto? Madonna, sono pieni di peli. Che strano. Che strano, Charmy. Invece Chloe non rompe. Siamo arrivati in centro. C'è un sole bellissimo. Guarda che bello. Penso che faremo un giretto easy in realtà, perché dobbiamo aspettare che mio fratello finisca di lavorare per poi andare a pappare Romano oggi. Così, Ale. Ecco, mammozza e Riccardozzo. Brekuz, guardate che carina che è Charmy. State carina. Ciao. Merendina con il pretzel. Veniamo sempre qua che è stra buono, vicino alla Coin. No, infatti. Però è sempre... tipo una cosa un po' natalizia, perché tipo a Milano adesso che ci sono i mercatini li fanno, però solo per il periodo natalizio. Momento pappa. Mezzo in centro. Momento pappa.
Siamo proprio qua dove c'è l'albero. Eccoci arrivati al ristorante, porchetta con formaggini. Qua abbiamo invece un panzerotto fritto, sempre con la porchetta all'interno. Vero? Sembra veri bello. Se lo dividiamo, Mary. Se lo dividiamo facciamo metà a testa. Io ho preso la matriciana. Ma ancora qui la carbonara. Sembra bella. Freghiamo la TV a mia mamma per guardare Masterchef. Cosa fate? Litigate? Litigate? Però. Se mi sei arrabbiata, cosa? Sì, sono arrabbiata. Sono tanto ordinato. Sì, lo so, sono due persone in realtà. E allora, descrivi il suo piatto con Florenza. Questo è un polpo passato alla griglia e poi con il cotonone. Questa è la super tavolata. Brava, bravissima. No. Lasciala stare, lasciala stare. Gnammi. Abbiamo l'arrosto, la pasta era buonissima, raga. Passatempo. Così il sabato sera non sarà più noioso. Bello! No, era strafigo. Era quello che voleva lui. Esatto. No! Lo volevi tu! Limite facciamo scambio. Ecco. Potrebbe piacerti. Grazie. Molto il suo regalo. E aspetta, c'è un altro. Poi è un altro sasso ripieno. Ha fatto lei da parte di Mary e Riccardo, ovviamente. Da Mary, Riccardo. Che cos'è? Perché mai sta faccia? Cioè, ah, che figata. Hai capito? La lampada che volevo. Che casualità. Ok, bello amore. Poi si illumina e fa tutto un effetto relax. 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 E dove lo vuoi mettere, a letto o in soggiorno? Bella domanda, perché non ho spazio. Ottimo. Sì, il fratellino cosa ti ha regalato insieme a Gaia? Era per la macchina costosa. Grazie mille. Ah, per, esatto. Per controllare la macchina. Sì, ti riprende. Sto male. Ce la metti in macchina. Oh, che figo, grazie. Figo, strautile per te. Sì. Gigante questo, che è? No, mamma, mi hai lasciato la porta aperta, si è mangiato la roba. No, Brecky. Cosa cavolo ha mangiato adesso? No, questo è mio, poi c'è il nostro. Detective kit. Due investigatori sarete la sera. Io però sembra un po' io questo. Appunto. Adesso c'è questo da parte di mio Federico, Ludovica e Riccardo. Cos'è? Dai, indovina, vediamo. Comincia a sparare. Sembra qualcosa di vestiti. È un vestito. Una maglia, un maglioncino. Un po' di allegria, però. San Laurent. Cos'è? No, niente. Gira? Ma facci vedere perché qua. What? Diventa sempre più piccolino. La cintura? No. Ma che bello il pack, tutto dorato. Sì, stupendo. Cintura? Non ce l'ho beccato per niente. Sì! Grazie, la volevo un sacco. Ti mando il pacchettino così bello. Ma ci mancherebbe tutto quello che paghi. Il negozio di Venezia. Oddio, sì, è proprio quello che volevo. Bellissimo, guarda. Vediamola. Oh, stupenda, grazie mille. Sei contenta? Pazzesco. Bella fino. Troppo bello. Grazie. Molto interessato. Curo. Qua c'è Charmy.
Cosa ne pensi? Li vuoi attaccare? Guardatelo come si mette, fa morire. Vero Kuro? Questo è il make-up, alla fine super semplice, ma con labbra rosse come tradizione. Poi vedere il tuo outfit per niente natalizio. Oggi siamo proprio gli opposti. Io tutta nera, lui nude. Niente. E tutti felici e contenti. Come fai? Oh, se ti perdi sei già finita. Ora senti che calore. La copertona. Mi piace. Che bella. Tu la devi farla. State zitti. Grazie, ma non importava, mamma mia, ve l'ho detta di nuovo. Ah, sì, un pensierino. È un pensierino. Oh, che bomba. Quando cammino con questo. Oh, devo stare attenta che se c'è... Se c'è... No, le ho prese apposta perché sotto non sono scivolose e hanno anche questo tacchetto. Vado in giardino. Tra le ciabatte pelose, la coperta sistemata. Queste te le ruba papà, altro che... Quando e quindi disposto. Questi sono del bisnonno. Questi qui sono del bisnonno. E c'è anche Atti. Ah, un bracciale? Sì. Ma come si chiude? Quello lì, della nonna. Orsolina che ha regalato a Stefano perché l'ha disse a te. Bella. Guarda che bracciale. Ametista? Ah. Ultimo giorno di Vlogmas, non sappiamo ancora bene cosa fare in realtà, perché abbiamo scoperto che il posto dove volevamo andare il 26 era chiuso, ovvero delle grotte, ma sicuramente andremo prima o poi. E oggi è un po' grigio il cielo, non c'è un bel sole, quindi stiamo ancora decidendo, però ci stavamo vestendo e volevo troppo provare la nuova cintura, vediamo com'è. Indosso questi jeans, quindi non è che sono proprio ideali per quella cintura, però vediamo. Però se vuoi la restituisco ti prendo il tuo scappare. No, no. Direi di no. Perché ieri gli ho detto che pensavo che mi regalassero un tostapane. Più che altro la taglia, vediamo se è giusto. Anche quella è l'altro discorso, madonna. Parlo di tutto. Com'è? Giusta. Ci sta. O la vuoi più larga, più grande? No, anche perché spesso i pantaloni li tengo così, quindi... Com'è? Sì, con il cargo diciamo che è un po'... Ti piace? Che dite? Bellissimo. Sì, con questi pantaloni è troppo sottile. Sì. Però vabbè, comunque è tanto più... Più elegante, una cintura pantaloni elegante. Sì. Devo togliere. Ma di voi vi state ammazzando adesso, visto che i gatti non ci sono. Sono sempre più innamorata di questo bolso. No. Mettiamo vestiti da Charmina. Tiriamo fuori il pelo. Oh Riccardo, quella vecchia mi hai detto. Questo lì è una macchina che abbiamo trovato là uguale alla mia. Alla fine cambio di programmi, siamo venuti ad Asiago. Abbiamo parcheggiato qui che è stracomodo, tra l'altro c'è un bel po' di gente. Ecco la Charmina velocina, tira più di brechi lei, mi dico solo questo. E questa è la stradina principale con tutti i negozietti. Carina, carina. Riccardo, mettiti qua. Devi andare più dentro. Ecco così. Morta. Di qua ci sono tutti gli altri negozietti. Guarda che bello quel cognolone. Charmi, non mangiare. Compro un bel libro. Riccardo me li ha regalati per Natale.
quello che volevo, ti ricordi, mamma, che ti avevo detto che volevo quel libro? Esatto, me l'ha regalato. Quasi l'ho lo sapevo. Ah, lo sapevi? Però... negozietti montanari. Bello che questo maglioncino. Ah, un pino da letto bianco. Ah, dobbiamo entrare, no, solo per che voi. Bello. Guarda che, guarda che c'è lì. Ah, qua c'è un altro cagnolino. Ecco perché. Guardate che carini questi capellini con tutti i suoi schini. Ed ecco le piccole bancarelle anche tutto di là. Che carino questo scorcio di Asiago. Vediamo cosa vendono. Sicuramente qua le orecchie ci sono. Ma i denti di quel cane, fanno morire. Un sacco di persone stanno prendendo i golden ultimamente. Vuoi un vin brulee? Ciao! Che bello! Ora stiamo andando in un ristorantino. 3 minuti siamo arrivati. Ed è proprio in mezzo, infatti, alle montagne. Eccolo, rifugio Kubelek. Finalmente all'interno, abbiamo aspettato 1000 anni, ma abbiamo preso l'Asiago alla brace. Andiamo a assaggiarlo. Un pezzettino. Sono stati anche la mamma l'ha preso. Io e la mamma abbiamo preso il tris di primi, col bigoli al ragù, bianchi, questi gnocchetti. Amici, salto temporale, siamo tornati a Milano City. Devo ammettere che non ho ripreso molto di queste feste. Pessimo, oh, vlogger. Sì, proprio quest'ultimo vlog lo ammetto, ho ripreso poco, vabbè, che siamo goduti i momenti, come si suol dire. Poi è stato un po' confusionario, diciamo, con i cani nella casa di mia mamma, i gatti, eccetera, eccetera. Però spero che vi abbia comunque tenuto compagnia. Vi auguriamo buon Natale, buone feste, divertitevi, buon Capodanno. Ma già, sto passato Natale. Vabbè, comunque questo video ormai era riguardo. Speriamo quello. Che abbiate passato un buon Natale. Esatto. E ora prepariamoci all'anno nuovo. Preparate, esatto, la lista con gli obiettivi. Tu l'avevi fatto l'anno scorso? No, mi sa di no. No. O forse sì. Boh, comunque. Questo è quanto. Bye bye. Al prossimo video.